La mattinata del 23 giugno 2017 stava trascorrendo piuttosto serena quando, intorno alle 10:30, nel piano terra dell'abitazione di via Ricciardi, al numero civico 6, dove vive la signora Grazia Schumé, uno strano rumore si è sentito nel locale, come l'anziana signora lei stessa ha raccontato, pensando trattarsi di una fuoriuscita di topo dall'avello del bagno accanto. Invece si è trattata di una brusca fuoriuscita dei liquami dal bagno che ben presto si è esteso in tutto il piano terra fra le grida dell'anziana signora che ha chiesto aiuto ai vicini di casa, anch'essi, a quanto sembrerebbe, interessati dallo stesso problema. È scattata immediatamente la segnalazione e sul posto sono arrivati successivamente vigili urbani, carabinieri e vigili del fuoco e, come ha detto la signora Grazia, anche il personale di Cartacqua. È pensabile comunque che dell'inconveniente della mattinata siano state raccolte informazioni necessarie al successivo vaglio da parte di chi di competenza per approfondire le cause di quanto verificatosi. Evidentemente problemi di fogna, a quanto dicono i residenti, su cui occorrerà saperne di più. Intanto il vanoterra della signora Grazia, assai contrariata per l'accaduto, è stato completamente pulito grazie all'operosità dei volontari del locale Misericordia che, allertati da qualcuno al riguardo, hanno pulito la casa già inondata dalle acque fognarie fuoriuscite dal bagno, che hanno reso l'ambiente assai maleodorante. Da dire che alcune suppellettili della signora, al verificarsi della fuoriuscita del liquame, sono state tirate fuori e messe su strada. L'aiuto dei volontari della Misericordia è servito a rincuorare l'anziana signora, assai spaventata dell'inconveniente, e a mettere in ordine la casa. Ai malcapitati residenti di via Ricciardi resta da capire adesso qual è stata l'effettiva causa dell'inconveniente che ha amareggiato la loro tranquilla mattinata di giugno Signora vissuta Grazia, nel in via silenzioso Ricciardi, al quartiere di numero San 6 dove Giovanni. abita lei, cos'è successo stamattina? Andura fuori, fuori che io stavo facendo da mangiare. Verso che ora? Verso le 10:30, 11:15, E così. che cosa è successo? Cosa è successo? Mentre era un topo, un ovello, e ci si fa la batteria. Tutta una volta, sento fare e scoppavo già nella doccia, tutta la cosa, tutta la scala. E perché ne esce tutto stacco dello gabinetto? Spengeva tutto veloce e consumava, se io ci sono pezzi, ci sono sfere, c'è tutto. Ma lei che cosa ha pensato subito? No, mi sembrava che era l'acqua aperta. Era l'acqua che venne, l'acqua, il rubinetto era aperto. Quando io ho visto tutta questa cosa che nascevo, mi sagradava. Mi si consumava, tutte cose che. La doccia in terra è tanta, l'hai stato già dito, capisci? Quindi praticamente roba di fogna? Tutto fogna, c'è una puzza di morire, ci sono parti, ci sono pezzi, c'è tutto. Tutto, ma tutti pezzi, sono più pezzi. E che cosa ha pensato di fare Ma subito? che pensare? Che pensare? Pensare tutte cose? Signora, quello che è successo solo nella sua casa. No, nemmeno fuccio sa la cosa. Cioè, altre case sono in. Già poco, ma che è successo è stato nella mia casa. Che io carte non ho benetto un genietto, pezzo un genietto, spugno un genietto, e intanto se ne vengono tutte cose due. Lei stava provvedendo a cucinare, Come stava. vedi che stavo cucinando? E intanto tutte cose.
Come vedete quello che c'è? E vedo tutte cose razzoccate e stavo cucinando. Ma ha chiamato qualcuno, sono venuti, ecco, ha chiesto aiuto. Certo, i segretari, aiuto, aiuto. Se telefonavamo a Cartacqua, venne i vigili del fuoco. E come potete notare, i volontari della Misericordia, allertati, sono arrivati in via Ricciardi ed esattamente al civico 6.